E dal PD il vice segretario Guerini, ospite della festa di Centro Democratico a Matera, assicura. No, non si tratta di non rispettare i patti sulla sanità, il governo sta facendo bene per contenere la spesa, si tratta di combattere gli sprechi, di non fare tagli ai servizi, io credo che l'Italia possa farlo e giustamente il governo sta lavorando in questa direzione. Ma è tutta la maggioranza a cercare di calmare le acque. Bruno Tabacci, che oggi a Matera ha inaugurato la festa nazionale del Centro Democratico, commenta: la spending review è il pilastro per far rinascere l'Italia, ma no ai tagli lineari. E dallo stesso palco è il vice segretario PD Guerini a spiegare. Il governo sta facendo bene per contenere la spesa, si tratta di combattere gli sprechi, di non fare tagli ai servizi, io credo che l'Italia possa farlo e giustamente il governo sta lavorando in questa direzione. Bisogna trovare nei prossimi giorni condizioni per un nuovo accordo tra le forze politiche perché le forze parlamentari possano eleggere sia i giudici del CSM che i giudici della Corte Costituzionale. Noi siamo al lavoro e sono convinto che già nella prossima settimana potremo avere risultati significativi. Da Matera, dove si sta svolgendo la festa di Centro Democratico, è Nello Formisano ad aggiungere: dopo il ritiro di Catricalà, il problema più grosso ce lo ha Forza Italia. Bisogna trovare nei prossimi giorni condizioni per un nuovo accordo tra le forze politiche perché le forze parlamentari possano eleggere sia i giudici del CSM che i giudici della Corte Costituzionale. Noi siamo al lavoro e sono convinto che già nella prossima settimana potremo avere risultati significativi. Una sferzata al governo arriva anche dalla festa del Centro Democratico a Matera. Evidentemente ci deve essere un'accelerazione sui processi di riforma che sono essenziali, non solo perché l'Europa li chiede o perché le chiede Draghi, ma perché siamo in ritardo, è un paese questo che è anchilosato. Per questo dal Centro Democratico e Tabacci a dire che il Premier deve andare avanti con le riforme. Ci deve essere un'accelerazione sui processi di riforma che sono essenziali, non solo perché l'Europa li chiede o perché le chiede Draghi, ma perché siamo in ritardo, è un paese questo che è anchilosato in un lungo periodo di sonno e deve certamente reagire. Da un'altra festa, quella del Centro Democratico a Matera, Bruno Tabacci indica l'accelerazione delle riforme come la strada maestra per uscire dalla crisi. Riforme quanto più coraggiose che diano all'Europa le risposte che attende, ma perché il governo possa andare avanti c'è bisogno di unità. Di qui la mano tesa del Centro Democratico per aiutare la maggioranza a superare le frammentazioni per poi dar vita ad una nuova coalizione politica. Renzi, con il credito che si è guadagnato nel paese, se non riesce a fare lui e il suo governo, noi andiamo in un vicolo cieco. Evidentemente ci deve essere un'accelerazione sui processi di riforma che sono essenziali, non solo perché l'Europa li chiede o perché le chiede Draghi, ma perché siamo in ritardo, è un paese questo che è anchilosato in un lungo periodo di sonno e deve certamente reagire.